Anche se sono di fretta, non rinuncio mai al profumo e oggi ovviamente Charlie di Revlon. Ovviamente non poteva mancare lo smalto, ho utilizzato questo rosa, bellissimo, vedete l'effetto? Vabbè, magari la luce ve lo faccio vedere meglio. E grazie al suo top coat rende ancora lo smalto più brillante e duraturo. E questa è una borsa di una Makeup Artist, ovviamente troveremo i pennelli, soprattutto una luce molto molto brutta, cellulare Trousse per noi che non può mai mancare e altre cosine che poi magari vi faccio vedere. Quindi io, come sempre, come ormai è mia abitudine fare, e adesso scatterò una foto perché mi piace sempre quando ho un evento scattare una foto alla borsa pronta, ovviamente non mette mai a fuoco. E niente, perché mi piace veramente tanto. Devo dire che il risultato alla fine dei miei trucchi in macchina non mi dispiace mai e ci tenevo a portarvi con me in questa giornata. Di solito se riesco mi trucco a casa, giuro. Dai, ci sta che oggi ci sia questo bellissimo tempo da Lupi. Ecco la mia pausa, ho divorato ovviamente il panino col salame, anzi il pancake col salame che mi sono portata, adesso però ci vuole qualcosa di dolce per riprendere il nostro lavoro. E qualcosa di dolce ci vuole sempre, ecco, così ci riprendiamo e possiamo ricominciare a lavorare. E questa è la mia borsa appunto con i pennelli, ovviamente la mia borsina Revlon e cellulare con l'immancabile cover make-up. Ho appena finito la pausa e vi stavo dicendo che tra un po' mi mangerò anche i Ringo e sono praticamente in zona Porta Genova, l'avevo detto anche su Facebook, se volete venirmi a trovare, vabbè, avete tutto lì e c'è anche un video a parte. Questo è un altro video in collaborazione con Katie Centos che ho praticamente portato con me il mio primo giorno di lavoro in Makeup Artist Revlon e sono vicino anche alla Daphne, adesso vi farò vedere qualche immagine. Eccoci qua, come promesso, queste sono alcune immagini della darsena, diciamo così, ristrutturata. A me piacciono veramente tanto questi puntili. Ce n'è uno anche di qua. Non lo so, li trovo così romantici. Avete presente addosso un click? Ecco, mi viene in mente una cosa del genere. Quindi adesso io torno al lavoro, ci vediamo al prossimo filmato. Fortunatamente non sono una pazza anche se devo rifare questa treccia di fortuna e alle mie spalle ovviamente la darsena. Ovviamente vi farò delle immagini un po' più carine e un po' più decenti. Si torna al lavoro! Eccoci giunti alla fine, non mette neanche a fuoco lui perché sono stanchissima io. Ecco, figuriamoci la telecamera. Oh, ce la farà, eccola qui. Questa è la coin e adesso vado a casa. E finalmente a casa e fine di questo video, specie di vlog, insomma, diciamo una giornata con me. E mi mangio la margherita, non vedo l'ora, questa pizza al trancio mi piace veramente tanto.